C'è un negozio unico e particolare nella mia città natale che visito regolarmente. Si chiama Ex-Work. È una vecchia boutique specializzata in prodotti di nicchia, che descriverei come vintage ma con un tocco di modernità. La roba venduta include mantelli, orologi da taschino, spille, stampe d'arte stravaganti, gioielli suntuosi, decorazioni per la casa in stile vittoriano e molto altro. Diciamo che è un posto fantastico per chi ama lo stile steampunk. Non riesco mai a staccare gli occhi dalle vetrine, ma raramente compro qualcosa da portare a casa. I prezzi sono giustamente alti. E nonostante adori i prodotti, si tratta comunque di roba superflua. Mi rilassa l'atmosfera tranquilla del negozio e lo consiglio a chiunque ogni volta che ne ho la possibilità. Un giorno un nuovo articolo arrivò e ne fui particolarmente entusiasta. Una grande tavola Ouija fatta a mano, unica nel suo genere. Si trovava su di un cavalletto dietro la vetrina del negozio. La lavorazione del legno era notevole e i caratteri incisi erano impressionanti. Me ne innamorai subito. Entrai nel negozio, andai dal proprietario e chiesi subito la provenienza e quanto costasse. Mi rispose che era un pezzo nuovo, appartenuto ad un amico che l'aveva ereditata da un parente, un cimelio di famiglia tramandato di generazione in generazione. L'aveva semplicemente regalata ad Ex-Works. Più ne parlavamo, più la desideravo. Volevo quella tavola tutta per me. Non sono mai stato particolarmente interessato all'occulto o al paranormale, ma era troppo bella per lasciarsela sfuggire. Non avevo neanche nessun motivo in particolare, solo il piacere di possederla e mostrarla orgogliosamente ad amici e parenti. Purtroppo però costava $500 e non potevo permettermela. Dopo alcune trattative con il proprietario giungemmo ad un accordo. Avrebbe messo da parte la tavola Ouija per me e io avrei effettuato dei pagamenti settimanali fino al raggiungimento della cifra. Mi offrì persino un piccolo sconto a amici e familiari, poiché sapeva quanto amassi quel posto e gli era capitato di fare affari con gente che era stata da me lì indirizzata. $430 invece che 500. Era ancora un prezzo elevato per me, ma fui grato per il compromesso e accettai volentieri i termini. 9 estenuanti settimane dopo, diventai l'orgoglioso proprietario della pregiatissima tavola Ouija. Arrivò in una cassa di legno altrettanto ben fatta, con incisa la parola Ouija e presumibilmente l'anno di fabbricazione, 1913. Quando l'aprì trovai alcuni extra in dotazione. All'interno del baule, insieme alla tavola, c'erano una piccola plancetta d'avorio, una cornice vuota, un piccolo opuscolo sbiadito, una guida per usare la tavola. Quello che trovai strano fu la sezione in fondo al manuale intitolata Trucchi e codici. Diceva: ti piacerebbe trovare un modo più semplice per comunicare con i tuoi cari nell'aldilà? Abbiamo esattamente la soluzione giusta. Ecco la tua guida e i trucchi veloci della tavola Ouija. Basta seguire queste istruzioni. 1. Posizionare il telaio incluso nel set direttamente davanti alla tavola, in posizione verticale. 2. Scegli una delle seguenti 29 sequenze di caratteri e posiziona la tua planchette sopra le lettere e i numeri di conseguenza. Al posto dei primi 4 punti interrogativi, all'inizio della sequenza, seleziona la data di nascita del defunto. Al posto degli ultimi 4 punti interrogativi alla fine della sequenza, selezionare la data di morte del defunto. C'erano 7 codici formati da circa 21 caratteri, uno più, uno meno, fra lettere e numeri, preceduti e succeduti da 4 punti interrogativi. 3. Assicurati di visualizzare la persona esatta mentre sposti la planchette su tutta la linea. Un'immagine fissa della persona invocata dovrebbe apparire nella cornice vuota, anche se brevemente. Un avviso: questa non è una scienza esatta e i risultati possono variare. Ogni stringa di caratteri funziona in modo diverso a seconda della persona, dell'ora del giorno e dell'area in cui ti trovi rispetto al regno degli spiriti. Se una sequenza non funziona, non preoccuparti, puoi sempre provarne un'altra. E tieni presente che questa è una finestra unilaterale. La persona evocata non sarà in grado di comunicare con te quando apparirà. Qualsiasi tentativo di parlare con lui o lei avrà come unica risposta il silenzio. Ridacchiai quando finì di leggere la guida. Mi domandai perché aggiungere un paragrafo simile, come se si trattasse di cheat code per videogiochi.
un modo per prendere in giro chi crede davvero che un oggetto simile lo metta in comunicazione con i defunti. Forse era stato così commissionato dal suo primo proprietario, ma non potevo esserne certo. Per noia o per dimostrare a me stesso che quei trucchi erano solo uno scherzo, decisi di seguire attentamente le istruzioni. Presi una birra, scelsi una di quelle serie di codici sulla guida e scelsi di invocare il mio defunto cane, Scrappy. Dopo aver posizionato la plancetta sugli appositi caratteri, alzai lo sguardo verso la cornice. Potrei giurare di aver visto una nebbia biancolatte oltre il vetro. Nessuna immagine, solo particelle torbide che danzavano come polvere spazzata via da un vecchio libro. Per assicurarmi di non aver immaginato nulla, ripetei il processo. E con mia sorpresa, la nebbia bianca divenne più nitida. Ogni volta che ripetevo il rituale, la sostanza fumosa diventava un po' più visibile. Era ancora debole, ma piuttosto evidente. Diverse teorie mi giravano in testa, molte delle quali sprofondarono nell'abisso dei miei pensieri. Era sciocco, ma stavo considerando la possibilità che quei codici potessero funzionare davvero. Pazzesco, lo so. La prospettiva di possedere un manufatto soprannaturale era entusiasmante, però. Anche se non ci fosse stata una logica dietro quello che mi appariva, volevo divertirmi ancora. Così ricominciai. Stavolta invocai i miei genitori e altri parenti deceduti. Avevo bevuto qualche birra di troppo, quindi le mie capacità motorie non erano al massimo. Ecco perché la prima invocazione non andò a buon fine. Usando l'anno di nascita e di morte della mia prozia Linda, inserì il codice correttamente, tranne che per la O. Quello che successe dopo fu davvero sorprendente. Dietro la cornice era divenuta visibile un'immagine nitida. Quello che vidi fu il contorno di una struttura cucita su di uno sfondo bianco nebbioso. L'immagine svanì con la stessa rapidità con cui era comparsa, lasciandomi perplesso. Incuriosito, misi insieme qualche altra sequenza a caso, cercando nuovi codici, per così dire, personalizzati. Solo alcuni funzionarono. Le immagini risultanti erano troppo sfocate per capire cosa fossero. Nonostante i fallimenti, riprovai e riprovai senza fermarmi. Riga per riga spostavo la plancetta sulla tavola di legno. Nelle prime ore del mattino uno dei miei codici funzionò e nella cornice iniziò ad apparire qualcosa. Vedi una strada trafficata con persone e automobili, edifici e segnali stradali diversi da quelli che conoscevo. Sembrava di vedere tramite una piccola finestra una scena di vita quotidiana, ma percepivo qualcosa di diverso. Circondata da una splendente luce e nebbia bianca, la scena nel suo insieme sembrava tranquilla, e ad essere onesto era come se volessi farne parte. Ero felice della mia scoperta, ma volevo continuare. Quindi provai diverse varianti della stessa sequenza. Con mia grande gioia, continuavo a vedere sempre più immagini, tutte nitide, così nitide che riuscivo a distinguere anche i più piccoli dettagli. Ne ho segnate alcune, e adesso le elencherò. Un grattacielo, estremamente alto, più alto di qualunque altro io abbia mai visto. Una sala del trono. In una stanza dalla geometria impossibile, molto affollata, ma da creature strane e contorte, sfocate. Alberi bioluminescenti, abitati da una fauna sconosciuta, forme bitorzolute. Oceano, almeno credo che lo fosse, ma era come se fosse un'immagine dello spazio profondo, e molteplici forme, come se si divorassero fra loro. Strani fenomeni meteorologici. Di tanto in tanto vedevo delle nuvole che cambiavano colore da un'immagine all'altra. Tra queste riuscii a scorgere una sagoma a molteplici appendici. Con ogni sequenza trovai qualcosa di nuovo e insolito da osservare. Ero una sorta di esploratore che stava scoprendo vaste nuove aree di territorio. Per spingere le cose un po' oltre, presi macchina fotografica, matita e carta. Volevo registrare le mie scoperte e annotare i punti di interesse. Avevo deciso di creare una mappa. Sarebbe stato un progetto difficile, ma mi avrebbe reso felice. Si fecero le 8 del mattino. Ero rimasto seduto per circa 9 ore, quando mi resi conto di aver bisogno di una pausa e soprattutto di dormire un po'.
La mappa poteva aspettare. Non c'era alcuna fretta. Ma volevo provare solo un'altra sequenza prima di andare a letto. Con il fiato sospeso, osservai le familiari particelle bianche riunirsi come pezzi di un puzzle di un altro panorama. L'attesa era un'agonia. Ma a quel punto accadde qualcosa di strano. Alcune parti delle immagini ruotavano ad alta velocità, prima di rivelare uno sfondo vuoto e scuro, che poi divenne visibile, formando delle lettere bianche che trasmettevano un messaggio chiaro. Fermati. Incredulo provai un'altra sequenza e poi un'altra ancora. Ogni volta la stessa parola. Per un'ora intera provai ancora e ancora, supplicando la tavola di ripristinare le sue proprietà soprannaturali. Alla fine riuscii a trovare un codice, ma non nel modo in cui speravo. Quando lo usai, le vecchie immagini riapparsero, scorrendo all'indietro come diapositive di un proiettore. C'era qualcosa che non andava. All'inizio l'inquadratura era molto lontana, ma man mano che attraversava le immagini, si avvicinava sempre di più, fino a quando non visualizzai un'alta figura di ombra. Era tutto buio. E iniziarono ad alternarsi immagini della mia famiglia e dei miei amici, i vivi, con quella figura dietro di loro, alle loro spalle. Prima che potessi allungare la mano e toccare i miei cari, l'immagine era svanita. Per un momento la cornice si svuotò. Tirai un sospiro di sollievo, ma non durò molto. Dopo pochi istanti, un'ultima immagine riempì la cornice. Ero io, seduto davanti alla tavola Ouija, e proprio dietro di me, lì, nel riflesso della cornice stessa, si chinò e mi toccò il collo. Io sentii le sue fredde dita scivolare sulla mia pelle. Superato lo shock, balzai in piedi e corsi alla porta. Uscii di casa stanco e spaventato. E non tornai fino al giorno successivo. Dopo tutto quello che è successo, posso solo presumere di aver turbato qualcosa, curiosando dove non dovevo. Avevo decisamente sottovalutato la situazione, infrangendo probabilmente qualche regola. Quindi decisi di buttare via la tavola, ma non il ricordo di quello che vidi. Mi guardo sempre alle spalle e controllo costantemente, per assicurarmi che la mia famiglia e i miei amici stiano bene. Anche se sono vivo, mi sento più vicino alla morte che mai. Ieri ho rischiato di essere investito. Un passante mi ha salvato tirandomi indietro. Stamattina ho sentito l'ascensore tremare un po' mentre ero al lavoro. E non so come spiegarvelo. Ero certo che stesse per cadere. Forse è solo paranoia. Qualunque cosa accada d'ora in poi starò più attento. Morale della storia: non scherzate con le tavole Ouija. Puoi trovare la storia originale in tedesco sulla wiki di Creepypasta The. Lascio il link in descrizione insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. Se non vuoi perderti le prossime storie, ricordati di iscriverti e attivare la campanella. Se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.